Care studentesse, cari studenti, sono Pierluigi Pellini, il direttore del DIFCLAM, il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena. Mi rivolgo sia alle studentesse e agli studenti che sono già iscritti al corso di laurea, ai corsi di laurea magistrale del nostro Dipartimento, sia a quelle studentesse e a quegli studenti che in questo momento stanno prendendo in considerazione la possibilità di iscriversi per il prossimo anno accademico 2020-21. Vorrei darvi qualche informazione sullo svolgimento delle attività didattiche e sugli interventi di supporto per gli studenti che l'Università di Siena e il DIFCLAM stanno attivando per il prossimo anno accademico. Il nostro è un dipartimento di eccellenza, come tale certificato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Questo non significa soltanto che a Siena insegnano alcuni fra i migliori antichisti, filologi classici, filologi moderni, storici e teorici della letteratura attivi in Italia. Significa anche e soprattutto che la nostra didattica è spesso impostata su base seminariale, prevede un confronto diretto, quotidiano, fra docenti e studenti. Significa che abbiamo numerosissimi rapporti internazionali e che in tempi normali docenti e studenti viaggiano spesso per ricerca e per studio in alcune delle più prestigiose università europee e non solo europee. Essere un dipartimento di eccellenza significa infine che più della metà delle nostre studentesse e dei nostri studenti provengono da regioni diverse dalla Toscana, a dimostrazione del fatto che fare lettere a Siena è una scelta prestigiosa e vincente. A causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come sapete, la didattica in presenza è stata sospesa da marzo a maggio del 2020. Gli scambi internazionali hanno subito delle fortissime limitazioni e molti studenti fuori sede sono tornati a vivere con le loro famiglie nelle regioni di provenienza. In pochi giorni abbiamo organizzato la didattica a distanza e i risultati, credo di poterlo dire molto tranquillamente, sono stati ottimi. Lo conferma anche un sondaggio effettuato fra gli studenti e i livelli di soddisfazione per come è stata gestita l'emergenza dall'Università di Siena, in particolare dal DIFCLAM, sono veramente molto molto alti. Abbiamo imparato dunque bene a fare la teledidattica, ma non siamo e non vogliamo diventare un'università telematica. Per questo in settembre, se come tutti ci auguriamo non ci sarà bisogno di un altro lockdown, torneremo tutti in classe e saremo felici di accogliervi a Siena e di ricominciare a lavorare insieme in un contesto ideale, in una delle migliori università italiane, come dicono tutte le classifiche nazionali e internazionali a questo proposito, in una delle città più belle al mondo e in un contesto tranquillo, in cui tutti i servizi funzionano molto bene, come ha mostrato anche la gestione esemplare veramente dell'emergenza sanitaria. Il virus qui è stato infatti rapidamente isolato e i contagi sono stati estremamente limitati. Stiamo preparando gli orari delle lezioni, l'arredamento delle aule in modo da garantire il distanziamento sociale previsto dalle norme vigenti e tutti i processi di sanificazione. Quindi la ripresa delle lezioni a fine settembre avverrà in piena sicurezza. Ci tengo a ripeterlo, la nostra vocazione dell'Università di Siena e del DIFCLAM è quella della didattica seminariale in presenza e Siena è una città sicura da ogni punto di vista. Perciò la scelta ideale per tutti voi è quella di venire o di tornare, se siete già iscritti, fisicamente a studiare qui, nel nostro Dipartimento d'Eccellenza. Siamo tuttavia consapevoli del fatto che l'emergenza sanitaria ha reso il nostro paese più fragile, più impaurito, più povero e per questo forse anche meno incline alla mobilità. Sappiamo che alcune famiglie che hanno subito contraccolpi pesanti dalla crisi in corso hanno difficoltà a mandare i propri figli a studiare fuori sede. C'è, come sempre accade nei periodi difficili, la tentazione di rinunciare all'eccellenza e di dare importanza nella scelta dell'università alla comodità logistica più che alla qualità dell'insegnamento. Inoltre ci sono studentesse e studenti che per diverse ragioni, per esempio perché presentano un quadro clinico di fragilità o perché convivono con persone fragili, possono essere indotte o indotti a iscriversi prudenzialmente a un ateneo geograficamente vicino o addirittura a rinunciare agli studi. Ecco, quella di fare una scelta al ribasso, credetemi, è una tentazione sbagliata. Se l'emergenza sanitaria e le difficoltà economiche dovessero precludere ad alcuni di voi una formazione di eccellenza, sarebbe una sconfitta per tutti, non solo e non tanto per il mio dipartimento, ma per tutto il nostro paese. Noi siamo un'università pubblica. A Siena crediamo che sia nostro dovere non lasciare indietro nessuno.
Per questo, nel prossimo anno accademico 2020-2021, tutti i corsi del DIFCLAM saranno svolti in presenza, qui a Siena, in aula, e contemporaneamente saranno diffusi in teledidattica. Chi non riuscisse a essere presente a Siena potrà perciò seguire le lezioni anche da casa, interagendo con i docenti e con i compagni in aula. Con un investimento economico importante stiamo attrezzando tutte le aule per renderle idonee alla teledidattica. Inoltre, per le studentesse e gli studenti del territorio aretino che si iscriveranno al primo anno della laurea triennale in studi letterari e filosofici nel curriculum Lettere Moderne, sarà anche allestita un'aula a Arezzo in cui potranno seguire tutte le lezioni. Dunque, nel prossimo anno accademico, chi potrà essere a Siena, ed è ovviamente di gran lunga la scelta preferibile, seguirà le lezioni in classe. Chi non potrà essere a Siena avrà l'opportunità di seguire le lezioni in teledidattica. E lo stesso vale per gli esami, a cominciare dalla sessione di settembre 2020. Fino a fine agosto tutti gli esami saranno in teledidattica, e lo dico fra parentesi, credo che siamo l'unico ateneo in Italia che, per venire incontro alle esigenze degli studenti, quest'anno fa esami anche agosto. Da settembre a settembre gli esami si svolgeranno in modalità mista, sia in presenza sia da remoto, a scelta delle studentesse e degli studenti. Poi da gennaio, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, torneremo progressivamente a svolgere tutti gli esami scritti e orali in presenza qui a Siena. Sappiamo che questo sforzo in alcuni casi potrebbe non bastare. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, sicuramente sarebbe giusto azzerare le tasse universitarie, almeno per gli studenti meno abbienti. Il Ministero lo ha fatto almeno in parte, e credo che dobbiamo essergliene grati, perché ha innalzato la soglia della cosiddetta no tax area dai 13.000 a 20.000 euro di ISEE e ha ridotto in misura consistente le tasse universitarie per gli studenti che hanno redditi le famiglie che hanno redditi ricompresi tra i 20.000 e i 30.000 euro di ISEE. Noi non siamo un ateneo ricco, ma ciò nonostante cercheremo di fare anche qualcosa di più. Il nostro dipartimento sta predisponendo i programmi d'esame in modo che i testi siano in misura molto consistente disponibili online grazie alle risorse elettroniche delle nostre biblioteche. Inoltre, alle studentesse e agli studenti più meritevoli, il dipartimento darà un contributo per l'acquisto dei rimanenti libri di testo che non sono digitalizzati, quindi un buono libri da spendere preferibilmente nelle librerie senesi. Alle studentesse e agli studenti del primo anno che seguiranno in teledidattica da fuori regione, offriremo anche un contributo per un viaggio a Siena, probabilmente nel mese di novembre, per partecipare a alcune lezioni intensive in presenza, per poter avere un primo contatto con docenti e compagni, contatto diretto in presenza, e per poter programmare un trasferimento a Siena per il secondo semestre o in ogni caso per l'anno accademico successivo. Queste, come anche altre iniziative di questo tipo che stiamo studiando, sono solo piccole cose, ma testimoniano la vicinanza mia, di tutti i docenti, di tutto il personale tecnico amministrativo del DIFCLAM, alle nostre studentesse e ai nostri studenti presenti e futuri in questo momento difficile. Siamo a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio e per dare ogni ulteriore informazione, e vi aspettiamo tutte, in presenza preferibilmente o eventualmente da remoto, per l'inizio del prossimo anno accademico, con l'augurio di un'estate serena a tutti voi.